questa basilica andiamo a finire il ciclo delle basiliche volute da Sant'Ambrogio. C'è Sant'Ambrogio, appunto, San Simpliciano, San Dionigio è stata distrutta, quindi manca San Nazaro. Allora, questa basilica è la basilica di San Nazaro o San Nazario. È nota ai milanesi come San Nazaro in Brolo. Perché? Perché Sant'Ambrogio la volle oltre le mura, extramenia in latino. E quindi questa zona era una zona di pascolo, di prato. Brolo vuol dire quello, ecco perché è San Nazaro in Brolo. Dobbiamo immaginarcelo in un contesto completamente diverso, no? Quindi in mezzo ai boschi, no? Al prato fondamentalmente. Allora, Sant'Ambrogio la volle costruire a partire dal 382 d.C. Questo è l'inizio della costruzione. Volle un posto preciso che andava praticamente a affacciarsi su quello che adesso è il corso di Porto Romana. Prima era una via porticata, era famosa come la via porticata di Milano. Quindi dobbiamo immaginarcela tutta portici colorati, cioè erano portici gialli, verdi e rossi, con statue anche colorato, quindi una roba un po' anche chiara, se vogliamo, un po' troppo appariscente, con tutte le botteghe al di sotto, tutta chiusa, che andava poi al proseguimento. Insomma, la via importante, la via porticata. E Ambrogio scelse un luogo non a caso, lì vicino. Si vede che Maria Maddalena è invece del 1300, alcuni dicono anche fine 1300, quindi comunque è giunto molto dopo. Sono i due punti cardine di tutte le ultime cene, cioè se si deve fare un'ultima cena si deve fare con questi criteri. Chi è che ha cambiato tutto? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci non ci stava a questi canoni e quindi ha deciso di fare una tavola orizzontale molto lontana dallo spettatore, quasi come se fosse un po' un distacco, il cane non l'ha messo. Grazie a tutti di essere qui con noi in questo ultimo appuntamento del 2013. Vi ringrazio in modo particolare perché oggi con questa bella giornata si va a sciare un po' ovviamente, ma si va anche a fare shopping e quindi il fatto che voi siate qua è un motivo di gratitudine e di orgoglio da parte nostra. L'appuntamento di oggi pomeriggio prevede la proiezione di un trailer, cioè una versione ridotta di un docufilm che è stato appena realizzato dallo IUM ed è stato finanziato da Italia Langobardorum. Voi sapete che questo progetto finanziato dall'Unione Europea raccoglie i comuni che hanno visto la dominazione longobarda, da Cividale fino a Benevento, non ci sono tutti ovviamente, ma ce n'è un discreto numero, e questo documentario che nella versione integrale dura 1 ora e 10 e che io spero un giorno di potervi mostrare nella sua versione completa, è un lavoro, come piace a noi, divulgativo, moderno, al passo coi tempi, ma che vi farà vedere e vi narrerà le meraviglie architettoniche, culturali, pittoriche e le testimonianze del dominio longobardo durato più di 2 secoli
e anche di più ovviamente, in modo da, come dire, invitarvi a una visita di persona, perché poi niente rende di più che una visita sui luoghi e sui posti che qui vedrete. Il documentario si intitola L'Italia dei Longobardi, io non perdo tempo in chiacchiere. A seguire proseguirà il nostro viaggio nelle città italiane nel Medioevo e siamo particolarmente felici di avere con noi il professor Sauro Gelichi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci parlerà di Venezia nel Medioevo. Quindi vi auguro buona visione e ci risentiamo tra poco con il professor Gelichi. Grazie. Dopo tale tanta e tale attesa di non deludere le vostre aspettative. E il tema che mi è stato chiesto di sviluppare oggi con voi in questo ciclo dedicato alla strada delle città italiane è Venezia, che è un luogo che conosco abbastanza bene, anche se, come sentite dal mio modo di parlare, non ho assolutamente nessuna relazione con Venezia, ma ho l'avventura di insegnarci dal 1997, quindi insomma ho una certa confidenza con il luogo, con la sua storia, e se non altro per motivi professionali mi sono occupato di Venezia negli ultimi anni. Il primo problema che mi sono posto di fronte a un tema così vasto come quello del titolo è quale storia io posso raccontare oggi a voi, insomma, qual è l'argomento che posso sviluppare su Venezia, perché come voi sapete meglio di me ci sono due aspetti principali che pesano quasi come dei macigni sulla qualsiasi ragionamento storico noi vogliamo affrontare su questa città. Il primo è l'importanza del luogo, l'importanza storica del luogo, che è un'importanza storica ovviamente indubbia e indiscutibile, e una importanza che porta con sé anche una sterminata letteratura scientifica su Venezia. Vi posso assicurare una letteratura scientifica che è quasi impossibile da padroneggiare, e io infatti confesso candidamente di non padroneggiarla. La seconda aspetto che, come dire, qualifica questa città è la sua, anche qui dico una banalità, ubicazione, la speciale ubicazione di Venezia, il luogo dove questa città si trova. Una ubicazione, un paesaggio, un ambiente che la rendano una città per la quale gli aggettivi anche qui si sprecano, una città unica, una città irripetibile, una città meravigliosa, e potrei, come dire, aggiungerne aiosa. Anche questo secondo aspetto rischia però di, come dire, di percorrere una strada aderendo ad una serie di banalizzazioni, che appunto sono poi il rischio grosso quando ci troviamo di fronte a un luogo così strano, così diverso, apparentemente strano e diverso, come questa storia millenaria, che sicuramente alcuni di voi conosceranno, comunque di cui avranno sentito parlare, io devo appunto, come dire,
operare un taglio, percorrere una strada ben precisa. Roma, raccontargli una storia, tra le tante che potrei oggi dire su Venezia. Io, della storia di cui vorrei parlarvi, è quella di un problema che possiamo definire con un termine abusato, ma direi chiarissimo, il problema appunto delle origini. Il problema delle origini. E vorrei tentare di leggere la storia delle origini di Venezia, cercando non solo di capire i tempi e i modi attraverso i quali si arrivò a quel risultato appunto unico e straordinario che oggi è Venezia, ma anche, e questo spero sia un aspetto forse un po' meno banale, cercare di spogliare questa storia dei molti miti che hanno contribuito in parte a costruire anche la fortuna della città e appunto la fortuna della sua mitologia. Insomma, in sostanza vorrei cercare di far diventare una stasera con voi, per una volta almeno, una città unica, straordinaria, e una città normale, qualcosa che si avvicina alla normalità. Dal momento che questa città è stata fino ad oggi studiata, anzi fin troppo studiata, fin troppo analizzata, fin troppo in qualche modo interpretata, attraverso la lente dell'ingrandimento appunto della anormalità. Insomma, a Venezia tutto è strano, tutto è anormale, non è niente che sia confrontabile con qualche altra cosa che gli sta intorno. Ecco, allora io cercherò invece di, in maniera forse anche un po' provocatoria, di riportare in qualche modo, nei limiti del possibile, per quanto questo ci è dato di fare, di ricollocare appunto tutta questa storia nell'alveo della normalità. Come sapete, come potete immaginare, le origini non sono un punto fermo del passato, un luogo ed un tempo precisi, ma sono in realtà un processo. E quindi intanto io vorrei che sia chiaro che quello che noi di cui parleremo stasera, parlando delle origini appunto, è quello di analizzare un processo, cioè di cercare di capire in quale maniera, in quali tempi, in quali modi, anche forse spiegare il perché uno spazio geografico, una laguna appunto, la laguna di Venezia, dette origine a un certo punto ad un luogo che poi diventerà quello che tutti oggi noi conosciamo, cioè Venezia. Le spiegazioni tradizionali che riguardano le origini di Venezia sono ben note ed hanno sostanzialmente origine in quel testo a cui ho fatto riferimento poco fa. Questo testo famosissimo, giustamente noto, che è un testo però celebrativo e illustrativo della storia di Venezia, cioè la storia, l'Historia Veneticorum di questo Giovanni Diacono, che non sappiamo esattamente chi fosse, ma che forse sembrerebbe identificabile con un certo Giovanni che ebbe un ruolo di ambasciatore sotto il duca Pietro II Orseolo. E siamo tra il 991, il ducato di Pietro II Orseolo, e il 1008, cioè siamo alla fine del decimo e l'inizio del XI secolo. Questo è il momento in cui si compone l'Historia Veneticorum. Il primo e più forte paradigma è quello di veicolare l'idea di un trasferimento in massa delle popolazioni della terraferma nella laguna. Sicuramente ne avete sentito parlare. Immagino tutti sapete che Venezia nasce perché qualcuno dalla terraferma è andato a vivere in laguna, si è trasferito in massa. E questo trasferimento in massa sarebbe naturalmente dovuto a che cosa? Beh, c'è sempre una gente che fa paura, no? L'abbiamo visto nel video precedente, la gente che fa paura. Sono non soltanto i Longobardi, addirittura in qualche caso anche i altri popoli barbarici precedenti dei Longobardi, gli Unni per esempio, insomma queste popolazioni barbariche che avrebbero in qualche modo costretto anche le popoli abitanti della terraferma di origine romana, non ancora bizantini, ma non più ormai forse romani, a scappare con le proprie tutti i loro averi, tutto quello che possedevano, guidati spesso da vescovi, perché poi in questa azione, no, di trasferimento ci sono, perché anche la presenza dei vescovi è importante, e in effetti poi noi troveremo nella laguna veneziana, a partire dal VII secolo, troveremo una serie di sedi episcopali, prima Torcello, poi Olivo, qui eccetera.
Il primo paradigma è quello della romanità, il secondo paradigma è quello della bizantinità. Che cosa vuol dire romanità per la Laguna? Beh, romanità vuol dire, insomma, cercare di in qualche modo trovare delle radici dove forse queste radici non ci sono troppo. Perché in che cosa Giovanni Diacono, sempre nell'Historia Veneticorum, introduce questo paradigma in maniera indiretta? Beh, lo introduce in molti passaggi, in uno in particolare molto significativo, all'inizio del X secolo. Siamo ormai in un momento in cui il Duca si è trasferito a Rivoalto, quella che sarà poi Venezia comincia a crescere, e Giovanni Diacono dice appunto all'inizio del X secolo che si comincia a costruire la città. Interessante questo passaggio, no? E poi fa un riferimento molto specifico, dice: nello stesso periodo si cominciano a costruire le mura a Venezia. Ma che ci stanno a fare le mura a Venezia? Certo, Giovanni Diacono cerca di farci capire che queste mura sono servite perché in quel periodo arrivano gli Ungari. Sapete, gli Ungari sono come i Longobardi, insomma, questi barbari ogni tanto arrivano in questo paese, fanno sfracelli, e quindi, insomma, bisogna sempre avere un po' di preoccupazione. Se voi andate a vedere, ora forse non più, forse più avanti ho un'immagine, quindi torneremo su questo, ma se andate a vedere le mura di Venezia, che in realtà non hanno nessuna documentazione archeologica, cioè non sono state mai trovate, non vuol dire che non ci fossero, ma comunque non abbiamo documenti archeologici, però Giovanni Diacono ci dice le mura andavano da questo posto a quest'altro posto, cioè ci dà dei, come dire, confini topografici. E poi ci dice un'altra cosa interessante, ci dice: a un certo punto c'era una catena che chiudeva il passaggio sul Canal Grande. Ma le mura, così come ce le descrive Giovanni Diacono, non servono assolutamente a nulla, non proteggono nulla, sono una linea lungo il Canal Grande, che non servono, da un punto di vista di difesa militare, non servono assolutamente a niente. No, si poteva arrivare ovunque in Venezia, non c'era, queste mura non avevano un ruolo di difesa. Allora le mura che cosa ci ricordano? Beh, le mura ci ricordano invece la città. Quando una città si può definire città? Quando ha le mura. E allora, che queste mura sono state davvero costruite o no, la cosa ci interessa poco, forse anche sì, ma se sono state costruite, queste mura evidentemente hanno più un valore simbolico e identitario che non invece valore di difesa reale. Un po' la bizantinità vuol dire naturalmente, come dire, la continuazione di questa relazione con il mondo antico, che per Venezia viene perpetrata e viene anche materialmente rappresentata, perché Venezia è piena di, come dire, oggetti del mondo bizantino. Ma io voglio dirvi una cosa: ma sapete che a Venezia non c'è un edificio in piedi che sia anteriore al XII secolo, se non forse San Marco, cioè la ex chiesa palatina diventata poi sede poi della cattedrale, ma è in realtà chiesa palatina, e anche la San Marco precedente alla fase contarignana, cioè la fase del XII secolo, è un'ipotesi, perché non è sicuro che ciò che sta dietro dentro la San Marco attuale sia la chiesa di IX secolo. Ma non c'è nient'altro anteriore a quel periodo. Tutta questa bizantinità veneziana, di cui noi abbiamo, come dire, una percezione forte quando andiamo a Venezia, i tetrarchi, le decorazioni dentro San Marco, fuori San Marco, i marmi, insomma, tutta la città, le formelle, eccetera, sono spoglie che sono arrivate a Venezia dopo la Quarta Crociata. E comunque, in ogni caso, ci descrivono un'immagine urbana che comunque è un'immagine basso medievale, cioè non possiamo essere in grado di usare questi materiali per capire cos'era Venezia nel IX secolo e quanto di questa bizantinità fosse. Con questo io ho concluso.